e rimane in tazza e quindi si cuoce. E a tale proposito l'idea, l'ottimo sarebbe quello di preparare il caffè e appena il caffè scende, finita l'erogazione, portarli subito al tavolo. Ma possiamo anche comprendere che purtroppo non ci sono camerieri sufficienti per tanti clienti che diciamo entrano nei nostri ristoranti. E poi un'altra questione molto importante: per ottenere un buon espresso è necessario trasformare bene questo semilavorato. Al ristorante bisogna chiedersi se ci sono dei professionisti capaci. Nella mia attività spesso noi formiamo le persone anche legate a questi locali pubblici, e di locali pubblici possiamo inquadrare questa, diciamo, diapositiva, 219.000 pubblici esercizi, ma quelli che interessano a noi poi sono le trattorie, i ristoranti di alto livello e gli altri ristoranti. Ecco, all'interno di questi locali naturalmente stiamo tentando di formare queste persone che devono conoscere e apprendere le caratteristiche della macchina espresso e del macinatore. Certo che al ristorante il caffè risulta un complementare, quindi bisogna dargli la giusta attenzione senza andare a distogliere però professionalità che deve essere forse più legata all'ambito della cucina e alla preparazione di piatti, per l'antipasto, per il primo e per il secondo. A tale proposito il mio pensiero, il pensiero di tante persone con le quali io mi sono confrontato, è quello che si potrebbe forse abbattere la prima parte, quella un po' più rognosa, un po' più diciamo problematica, che è la macinatura del caffè. E qui potremmo dire che macinando il caffè, evitando di macinare il caffè, potremmo anche tentare di andare a battere quello che forse è il principale problema, lo sbagliare la macinatura. Quindi sostanzialmente dei monoporzionati, delle capsule, possono tentare di andare a eludere questo tipo di problemi. Ritornerò di nuovo su questo argomento. Mi piaceva anche andare a discettare su un altro elemento di discussione, tentando di portare, diciamo, il mio pensiero su una differente segmentazione del mercato. Se noi andiamo a fare una valutazione in Italia sulla segmentazione del caffè nel nostro paese, da consumatore io entro nel supermercato e vedo il 100% di arabica, che è nella bocca di tutti, pare che sia, faccia parte del mondo dei buoni, e la robusta invece che fa parte del mondo dei cattivi. L'unica segmentazione di mercato che io vedo è il 100% di arabica, e poi c'è un'altra segmentazione che è relativa alla tostatura, miscele più tostate e miscele meno tostate. Ma in realtà noi consumatori siamo inclini a questa segmentazione, la comprendiamo questa segmentazione? O forse, come si evince da lì, dovremmo forse essere un po' più inclini, soprattutto chi produce caffè, ai bisogni reali del consumatore? Il bisogno di risvegliarsi al mattino, il famoso coffee kick, un bel calcio, ho bisogno di tanta caffeina e al mattino io mi devo svegliare. Oppure un modo di riconnettersi al mondo, sempre al mattino, una convivialità, soprattutto negli uffici, negli ambienti lavorativi, dove è necessario magari confrontarsi con un collega davanti a un espresso. Quale qualità deve avere questo espresso per un confronto migliore con il collega? Questi sono i bisogni reali magari di tutti quanti noi consumatori, che non sono proprio legati all'arabica e alla robusta. A questo proposito i category motivators mettono proprio in discussione la segmentazione vecchia di mercato, quindi non più 100% di arabica, ma piuttosto delle miscele o singole origini che vadano a soluzionare momenti della giornata, segmentazione legata a momenti della giornata. Al mattino magari miscele o singole origini con molta più caffeina, che è stimolante, particolarmente stimolante, quindi ci sveglia. A metà della giornata caffè che presentano un aroma più floreale, più aromatico, un po' più delicati, perché a metà mattinata o a metà pomeriggio abbiamo lo stomaco vuoto, per cui potrebbe la caffeina anche portarci ad acidità di stomaco. Il
dopo pranzo. Il dopo pranzo è un momento importante, dobbiamo forse mettere in moto la nostra, il nostro corpo, diciamo i nostri sistemi di digestione, e con la caffeina si riesce molto meglio, quindi facilita anche la digestione, quindi magari miscele che abbiano un tenore di caffeina più alto. Ecco che ho dato un suggerimento sulla diversa segmentazione di mercato. A questo proposito io diciamo concluderei dicendovi che oggi la mia idea è quella forse di rivoluzionare un po' questo caffè al ristorante, tentando in qualche modo di bypassare quei problemi che ci saranno forse sempre, i problemi della macinatura, di gestione delle attrezzature, l'attrezzatura giusta nel punto giusto. Una macchina a quattro gruppi, un ristorante che ha 50 coperti non serve a nulla, è forse una macchina un po' più confacente a questo mercato. Il monoporzionato è un modo per andare a eliminare per esempio questi problemi. Si otterrà una qualità buona di espresso, certo, non sarà mai l'espresso che noi possiamo prendere a fresco, macinato per bene, con un'attrezzatura nuova perfetta, preparato da un professionista. Però quantomeno si eleverà un po' il livello di qualità. Si eleverà un po' il livello di qualità. E in più, attraverso le monoporzioni, si può anche generare una sorta di carta del caffè. Al ristorante ci sono già le carte dei vini, le carte degli oli, le carte delle acque viti, delle acque minerali, la carta dei sali. È possibile che non si sia fatta una carta del caffè, una carta ben fatta del caffè, o generalmente realizzata attraverso la segmentazione. La Vazza sta tentando a tal proposito di definire questa carta del caffè proprio con questa logica. Ed eventualmente creare delle figure professionali. Ti racconto una storia, il sommelier del caffè, ovvero si va al tavolo e sulla carta dei caffè si spiega le caratteristiche, la denominazione di origine, si spiega magari con le famose relationship coffee le caratteristiche del paese produttore, per quale motivo ha quelle caratteristiche di gusto, quel caffè che proviene da quello. Quindi figure professionali orientate proprio a spiegare le caratteristiche di questa carta del caffè, così come avviene su tutte le carte. Grazie di cuore e una buona giornata.